Villasicani è una struttura che esiste nel nostro territorio e in questo minuto è anche un centro per quarantena Covid che ospita minori non accompagnati. Naturalmente tutto ciò comporta delle situazioni critiche. Ieri in prefettura, grazie al prefetto e alle forze dell'ordine, abbiamo avuto la possibilità di rappresentare quali sono, secondo noi, le situazioni di difficoltà e soprattutto ci siamo impegnati a ricercare delle soluzioni. L'obiettivo è, da un lato, garantire la massima sicurezza agli ospiti della struttura e soprattutto offrire loro all'interno stesso degli spazi per la socializzazione, considerando la giovane età. Dall'altro campo è necessario da parte mia rassicurare i miei concittadini, per cui ho chiesto che venga giornalmente informato sulla situazione di Covid all'interno della struttura e soprattutto implementare attività di controllo del territorio anche con un'installazione di una videosorveglianza diffusa su tutto il territorio comunale.